pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi i nostri protagonisti sono due, dei quali uno è un nome molto noto della musica italiana, anche se da qualche tempo non escono suoi lavori e il suo nome è associato piuttosto al gossip, mentre lei è un'artista considerata meteora. Ma sveliamo subito i loro nomi, Scialpi e Scarlett. Il brano protagonista è proprio interpretato da questi due artisti nel 1988, ovvero Pregherei, vincitore del Festival Bar di quell'anno. Questo singolo sarà poi incluso nell'album del cantante parmigiano Un morso e via, a cui collabora anche Scarlett con diverse tracce. Di fronte al successo di questo brano, ecco anche una tournée molto fortunata. Ma ora facciamo un passo indietro. Di Scarlett forse non tutti sanno che il suo vero nome è Scarlett von Follenmann, originaria di Lucerna in Svizzera, ma con madre britannica. Proprio a Londra il debutto a 14 anni in alcuni locali della capitale inglese. Poi alcuni singoli di successo come Ventilation, Wild Obsessions e Sad Songs on the Radio. In Italia il suo nome è legato inizialmente alla tournée con i Kissing the Pink, dove conosce Scialpi, che la convince a collaborare insieme a Franco Migliacci al singolo Pregherei. Seguiranno collaborazioni anche con Gianni Morandi e Riccardo Cocciante, con il quale duetta nel 1994 nel brano Io vivo per te. Poi la musica dance, sia come autrice che come interprete, prestando la sua voce a diversi progetti, quali Billy Preston nel brano Heroes del 1991. L'anno dopo è nuovamente al Festival Bar con la canzone Coprimi, Cover Me, di cui è anche autrice. Purtroppo la carriera si ferma improvvisamente a causa di un incidente nel 1995 che costringe Scarlett alla sedia a rotelle in una clinica svizzera. La cantante tornerà ad esibirsi in pubblico a Lourdes convinta da Cocciante. Seguiranno altre manifestazioni analoghe a supporto di chi ha difficoltà fisiche, impegno che la vede attiva ancora oggi nonostante sia costretta in un letto a Londra. Quanto a Scialpi, Giovanni Scialpi all'anagrafe, inizia la carriera nel 1993. Dal 2012, in occasione dei suoi 50 anni di età, ha scelto di cambiare il nome d'arte in Scialpi scritto con la H e la Y finale. 14 gli album pubblicati in carriera, dei quali 3 raccolte, è stato di recente protagonista del gossip per il suo matrimonio gay all'estero e per la partecipazione al reality Pechino Express proprio insieme al compagno marito Roberto Blasi. Dal punto di vista musicale è stato protagonista degli anni 80 con hit come Rockin' Rolling, brano d'esordio seguito dal primo album Estensioni di matrice technopop. Altro successo enorme con No East No West, presentato al Festival di Sanremo del 1986. Se con Pregherei vince il Festival Bar, come detto, e ottiene il disco d'oro per le vendite, nel 1990 è per 6 mesi al fianco di Raffaella Carrà in Ricomincio da due, dove è anche presentatore, ballerino, showman. Seguiranno altre partecipazioni a Sanremo, hit da vetta della classifica e un periodo americano dove si è rigenerato e ha prodotto musica rock in chiave moderna che ricorda per qualche verso il cult movie Fantasma del palcoscenico, il film che lo ha ispirato fin dagli inizi della sua carriera. Il ritorno in Italia con un disco multimediale con Sì o Sì nel 2000 conferma la sua poliedricità e ottiene grande successo grazie a 10 hit rilette in chiave moderna, 3 inediti, un calendario multimediale e una guida attraverso internet, con un risultato di 35.000 copie vendute e una tournée molto fortunata. È degli ultimi anni un altro brano di grande riscontro, scritto in inglese per la prima volta, ovvero Goodbye, oltre ad un ritorno sulle scene del teatro.